pugni e spintoni, poi colpi di pistola, è finita nel sangue con proiettili addosso l'ennesima rissa tra ventenni, questa volta di origini marocchine, a Barletta. Erano in tre, uno ha sparato, l'altro si è accasciato a terra perdendo le forze nelle gambe, lì dove è stato sparato, alla gamba e al piede sinistro, mentre il terzo è scappato via urlando poco prima di vedere il suo connazionale a terra. Un 22enne di origini marocchine è stato gambizzato intorno alle 20 di mercoledì 3 maggio a Barletta, in piazza di Vittorio. Nell'area del quartiere Sette Frati, che tutti i barlettani conoscono come Sopallara, in largo San Nicola, dove da anni viene allestito il mercato rionale, un luogo in cui è solita la presenza di extracomunitari, soprattutto nel pomeriggio, sino a sera. Una zona comunque popolosa, tanto che sono stati i residenti ad allertare il 112, non appena hanno sentito i colpi di arma da fuoco rimbombare nella piazza. Secondo quanto si apprende, la zuffa si sarebbe sviluppata per diversi metri. Gli inquirenti hanno infatti trovato delle tracce di sangue sul marciapiede centrale della piazza e delle birre riverse sui gradoni, su quello di fronte dove è stato soccorso il 22enne. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato che procedono alle indagini cercando di dare un volto a chi ha premuto il grilletto, anche i poliziotti della scientifica che si sono occupati di repertare tutti gli elementi presenti in zona. Il 22enne è stato portato dagli operatori sanitari al Dimiccoli di Barletta. Ha riportato ferite superficiali agli arti inferiori, sebbene abbia perso molto sangue, ed è stato trattenuto in prognosi riservata nel reparto di ortopedia. Subito dopo l'arrivo della polizia, la piazza è stata blindata per permettere agli inquirenti di dare il via alle indagini e fare chiarezza su quanto accaduto. Al momento, infatti, non si hanno piste da seguire per capire il movente che ha portato al ferimento del ragazzo. Quel che è certo è che i cittadini sono notevolmente scossi a causa dell'ennesima sparatoria in pieno centro urbano.